Ciao a tutti ragazzi, sono Ara. In questo video vorrei farvi vedere una delle mie figure custom. Se non sapete che cos'è una custom, cliccate sul video esattamente qui. Prima di vedere cosa ho customizzato, vi presento un po' l'action figure. Questo è uno Spider-Man del 2001 appartenente alla serie Spider-Man Classic, che diciamo che è l'antenata delle Marvel Legends. Comunque ora andiamo a vedere cosa sono andato a customizzare. Partiamo dalla testa. In precedenza, nella figure originale, la testa poteva muoversi verso l'alto solo così e forse anche troppo. Comunque io sono andato a customizzare la testa e adesso può muoversi addirittura così, come uno Spider-Man che si rispetti. In realtà in precedenza credo che il movimento massimo fosse questo, verso l'alto. Comunque, come ho fatto a fare ciò? Ma naturalmente con dei magneti all'interno della testa e una vite su cui si poggiano, una vite a semisfera, diciamo così, che permette un movimento in tutte le direzioni, davvero un gran movimento. Il magnete ovviamente tiene benissimo la testa, non va via. Come seconda cosa sono andato a migliorare l'articolazione qui alla spalla. Aveva un movimento di apertura solo fino a qui. Io che ho fatto? Ho tagliato ancora di più la stessa articolazione, che prima era solo fino a qui, era chiuso qui. Sono andato a tagliare un altro po' e anche se diciamo che agli occhi non è molto bello da vedere, comunque ora permette un movimento di questa ampiezza. L'altra customizzazione la vedete voi stessi, è questa rete, le ragnatele sotto le ascelle di Spider-Man. Vedete, sono elastiche. Ci sono certi a cui non piacciono, a me a dire la verità piacciono molto, non su tutti gli Spider-Man ma su quelli un po' più retro. Secondo me sono davvero molto fighe. Come ho fatto a inserirle? Sono semplicemente incollate qui dietro, quindi non sono rimovibili. Comunque a me piace un bel po' e non ostacolano nessun movimento del braccio perché sono elastiche. Altra customizzazione riguarda sempre le articolazioni del braccio. Vedete, qui c'è questa rotazione. La rotazione non era presente originariamente, ma l'ho fatta io. Il braccio senza questa rotazione ha un movimento davvero molto limitato, non può fare molti movimenti, invece così, vedete, può arrivare qui, può fare diversi movimenti. Come ho fatto a fare questa articolazione? Sempre con i magneti. Ora sto attento un po', vedete qui c'è un magnete qui e un magnete qui. Ho tagliato praticamente il braccio di Spider-Man in questo punto, aiutandomi con il calore del phon che lo ha reso praticamente burro, si è tagliato come se fosse burro, e ho inserito un magnete sopra incollandolo e un magnete sotto. I magneti tengono perfettamente e permettono questo movimento di rotazione, quindi non è bellissimo da vedere comunque, però è sicuramente funzionale. Credo che qui migliorerò un po' facendo un po' di painting blu e anche qui comunque. Ultima cosa, andiamo alle gambe. Non ho migliorato niente, comunque le gambe sono abbastanza ben articolate. L'unica cosa che ho fatto è aggiungere dei magneti qui sotto i piedi. In questo modo il nostro Spider-Man sarà in grado di arrampicarsi, diciamo, orizzontalmente su qualsiasi superficie di ferro, metallo, quello che è, oppure ovviamente può stare proprio caposotto. Comunque, come ho fatto ad aggiungere questo magnete? Ho scavato un po' di più nel foro che aveva già sotto il piede, l'ho allargato e ho inserito questo magnete. Ultima cosa, ho dato a Spider-Man questo accessorio, ovvero una ragnatela. È molto semplice realizzare questa ragnatela, non è altro che due di quei fili metallici che si trovano all'interno delle figure, che permettono una posabilità estrema della ragnatela. Sono davvero molto ben posabili e in più comunque l'aspetto ricorda molto, secondo me, una ragnatela di Spider-Man. In più, alla fine ho aggiunto questo pezzo che deriva da una ragnatela trovata in una sorpresa di un uovo di Pasqua. Comunque ho incollato questo pezzo per dar l'idea proprio della ragnatela e in più ho aggiunto qui questi due piccoli tentacoli magnetici. E appunto anche la ragnatela è magnetica e regge abbastanza bene il peso di Spider-Man. Vabbè ragazzi, ovviamente per posizionarla sul polso non ci vuole niente, basta chiudere, diciamo, il filo metallico e si posiziona senza nessun problema. Si è appena attaccata sulla lampada che uso come luce.
Comunque ragazzi, ora con queste migliorie, soprattutto con l'articolazione della testa, il nostro Spider-Man può assumere posizioni tipo queste. Ogni action figure di Spider-Man che si rispetti dovrebbe poter assumere questa posa. Prima, se mettevo lo Spider-Man in questa posizione, la testa andava così, massimo così. Invece io volevo la testa che guardava proprio davanti. Un'altra posa degna di nota che può assumere è questa classicissima, che prima non era in grado di fare, sia per l'articolazione alla testa che per la rotazione alle braccia, che non permetteva di mettere le mani in quel modo. Comunque ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Se sì, lasciate qualche commento con le vostre opinioni, se no ditelo pure, non c'è problema, lasciate il mi piace e se volete fare proprio gli eroi come al solito condividetelo. Se volete che ne faccia altri simili, comunque fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ara e da Spider-Man Custom e collezionate sempre!